Io sono dell'opinione che soprattutto con la maggiorata fragilità determinata dalla pandemia, in questo momento gli interventi più urgenti sono quelli in materia di prevenzione, perché arrivano alla nostra attenzione ragazzi già entrati nel circuito penale e che quindi hanno già accumulato una quota di disagio che li porta poi alla condotta deviante. Gli istituti penali per i minorenni non abbiamo il problema del sovraffollamento in senso stretto. Noi abbiamo in questo momento una popolazione detentiva di circa 350 ragazzi e una disponibilità di posti che è intorno ai 500 e ancor più per le ragazze abbiamo una decina di ragazze in questo momento ospiti dei nostri istituti a fronte di circa 40 posti, però è evidente che ci sono determinate realtà nelle quali un tasso di delinquenza minorile più elevato può portare a delle situazioni di maggiore congestione di alcune strutture rispetto ad altre. I 17 istituti penali per i minorenni distribuiti sul territorio abbiamo cercato di non interrompere mai, per quanto naturalmente con la didattica a distanza, soprattutto il segmento dell'istruzione. Un po' più complicato è stato per la formazione professionale, per la impossibilità dei vari accompagnatori e dei vari formatori ad entrare all'interno delle strutture. Però devo dire che già da circa un anno, con tutte le possibili cautele e riguardi per la tutela della salute e dei ragazzi, ma anche degli operatori tutti all'interno delle strutture, le attività trattamentali sono riprese quasi a ritmo completo.